Allora, quindi abbiamo buongiorno a tutti. Buongiorno. È una situazione da meglio dire, però hanno fatto bene. Una base, perché è meglio avere qualcosa che non avere nulla.
Il momento delle emergenze è fondamentale soprattutto nel rapporto di interscambio, comunicazione che i COP assicurano nella filiera gestionale dell'emergenza. Grazie. Vorrei fare una breve considerazione e poi riprendere rapidissimamente due temi che ha correttamente evidenziato. Tanto grazie per aver invitato il Dipartimento Nazionale, grazie al Commissario, grazie al Prefetto, a Carlo Tanzi, alla Regione, grazie ai volontari, agli altri sindaci, alle autorità presenti, perché insomma è bello vedere una comunità viva ed è bello vedere una comunità che ragiona prima dell'emergenza, è un elemento essenziale. La riflessione nasce da questa considerazione, perché si va a inaugurare un COC in un posto, diciamo, in uno degli 8.000 comuni dell'Italia, perché l'attenzione nazionale. Io credo che anche la recente emergenza che ha sconvolto il centro di casa cinese, qua viviamo in comunità. La cosa importante è che queste attività non siano delle mani, ma che siano inserite da progetti di non è l'inaugurazione di una struttura che deve, no, qua c'è la pianificazione, c'è il rapporto con il cittadino, raccontava quello che oramai in Italia si chiama pianificazione partecipata, no? Il piano non è più un numero, il 75%, 80%, il 20%, come quello conta, però è soprattutto quel piano che viene sviluppato, ha avuto un piacere quando Luigi mi ha raccontato dell'interesse dei cittadini. Facciamo di questo punto un punto di riferimento anche e soprattutto per le attività di prevenzione. Noi insieme alle regioni, insieme alle prefetture, stiamo portando avanti insieme agli enti scientifici questo grande progetto di sensibilizzazione, l'ho visto passare anche gli sistemi di rischio, no? Dove il volontario è un volontario formato a parlare con il cittadino, perché questo rende il cittadino più consapevole. Ecco, questo credo che sia un percorso fondamentale, importante, che deve trovare nell'ordinarietà dei luoghi di coordinamento i punti di riferimento della cittadina, della popolazione. Questo è un elemento cruciale. Se noi non costruiamo questo nell'ordinario, in emergenza, la possibilità, la capacità di trovare delle forme di aggregazione a livello comunale. Queste sono esperienze che in altre parti d'Italia sono già avvenute, cioè i centri operativi intercomunali sono delle realtà, come il prefetto ben sa, operative, faccio l'esempio della Toscana, ma ne potrei fare altri, dove i sindaci, nella logica degli accordi che si fanno tra amministrazioni, così come io maliziosamente dico, ci si trova l'accordo per le multe e quindi si trovano le risorse, come anche giusto che sia, si trova anche un modo per ottimizzare le risorse. Si fanno dei gruppi di volontariato che sono intercomunali, si fa un ragionamento di ottimizzazione delle risorse, ragionando nella logica che i territori limitrofi spesso combattono, come dire, rischi uguali o paragonabili e talvolta lo stesso tipo di emergenza, perché ancora non abbiamo spiegato la natura dei limiti amministrativi, stiamo cercando di fare questo sforzo, ma ancora un po' di difficoltà a capire che ci sono comuni, area vasta, regioni e qualche volta anche nazioni. Credo che non la vinceremo questa battaglia, però io penso che questo sia importante. È un tema delicato, è un tema delicato perché ovviamente la responsabilità dell'ambito amministrativo comunale risiede, come noto, al sindaco, così come la responsabilità provinciale della gestione nei CCS risiede ai prefetti e così via, però ci sono tutti gli strumenti sia giuridici sia operativi per arrivare a questa ottimizzazione.
servizi, ben venga proprio qui una riunione con i sindaci della zona, dove in qualche modo si mette insieme anche i livelli di formazione del volontariato e il supporto che la regione certamente dà, e in questo lasciatemi anche ringraziare Carlo Tanzi, perché sta facendo un lavoro importante in regione, un lavoro difficile, perché è una regione complicata, è una regione vulnerabile, è una regione che ha delle problematiche sui rischi naturali veramente importante. E siccome purtroppo il problema non è se ci sarà un'emergenza in Calabria, ma quando ci sarà un'emergenza in Calabria, e soprattutto di che natura, io credo che quel lavoro di strutturazione con i territori sia assolutamente fondamentale. Io chiudo qui, vi ringrazio veramente anche, se ve lo consentite, per l'affetto con il quale mi accogliete, che diciamo non merito in fin dei conti, però credo che sia anche molto importante il far capire che il paese deve crescere insieme. Se cresciamo dal livello comunale a livello poi fino alle responsabilità che porta la sera, la presidenza del consiglio eccetera, allora noi abbiamo oggi resilienti. L'esperienza drammatica che ancora stiamo vivendo, che abbiamo vissuto anche grazie al contributo di tutte le regioni, anche delle risorse provenienti dalla regione Calabria, ce lo dimostra. Noi abbiamo una parte d'Italia oggi che è veramente in sofferenza, stiamo facendo uno sforzo notevole. Ecco, noi se capiamo che quella parte d'Italia e anche questa parte d'Italia è il nostro paese, allora se noi ragioniamo in quest'ottica, facciamo tutti quanti, ognuno per quello che può, ognuno al proprio livello, ognuno nelle capacità che ha, un servizio al paese e quindi ai nostri cittadini. Quindi grazie. Ringraziamo il capo dipartimento, ingegner Fabrizio Puccio, dirigente Tanzi vuole dirci sicuramente qualcosa inerente. No, volevo ringraziare e complimentarmi per questa iniziativa, per lavorare prima che durante o e niente, voglio ricordare che la Calabria non è una grigia, è molto peggio. Se noi guardiamo quello che è successo, senza fare un banale conto, però 300 vittime da Matrice in Calabria, ne abbiamo avuto il terremoto di Reggio Messina, ne ha fatto 120.000, terremoto 783 ne ha fatto 35.000, quindi il grado di rischio della Calabria è nettamente superiore a tutte gran parte delle regioni, non d'Italia, d'Europa. Abbiamo purtroppo questo triste primato. Io mi vado partendo dall'inizio per una diffusione della prevenzione a livello culturale. Cioè, infatti abbiamo voluto aprire al volontariato, abbiamo abbattuto quella mentalità del volontariato che era, diciamo, un riferimento politico, eccetera. Abbiamo abbattuto gli esami per l'ingresso al volontariato, che erano delle cose pazzesche, eccetera. Abbiamo liberato il volontariato, abbiamo recuperato delle moto d'acqua che erano distribuite in vari tipi della regione, dei gommoni altrettanto. Abbiamo eliminato qualche rischio antropico, abbiamo condiviso questa attività con Fabrizio Puccio, che ringrazio perché è un riferimento fondamentale. E sulla pianificazione comunale d'emergenza abbiamo pensato che ci doveva essere una svolta e ho trovato grande alleato il prefetto Latella e tutti gli altri prefetti delle altre province calabresi. Abbiamo avviato un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei sindaci sull'importanza di che abbiamo visto pure, credo, visto Fabrizio in primissima persona, la matrice che è determinante il piano d'emergenza, che non deve essere qualcosa di relegato in un cassetto, perché pensate, se venivi con un terremoto aprire il cassetto per trovare, diciamo, finanziando tutti i comuni sulla cartellonistica, in modo tale che i cittadini si possano appropriare delle aree d'emergenza, possono capire che una piazza non è solo una piazza, in caso di terremoto diventa tutt'altro. La zona dove devono atterrare gli elicotteri, e si deve incominciare a cambiare quella cultura del fatalismo che ci caratterizza e trasformarla attraverso la paura del terremoto, che è atavica per noi calabresi, però attraverso quell'attenzione far capire alla gente che il terremoto non uccide, ma sono le case che uccidono quando sono. Grazie. Per concludere,
volevo semplicemente rendere edotti tutti quanti che in attesa della famosa app che del quale il dottor Carlo Tanzi esprimeva, già anticipava di questa realizzazione, avendo qualche contatto a livello nazionale con l'ingegnere Curcio, ma anche con tanti altri disaster manager, abbiamo già da un anno, stiamo testando una bellissima cosa, una bellissima realtà, quindi in attesa di questa app univoca, ce ne parlerà, per quanto riguarda appunto la comunicazione d'emergenza, ce ne parlerà l'amministratore delegato della Gastone CRM, e quindi noi stiamo utilizzando già Petrizzi, siamo stati antesignani forse anche in questo, stiamo utilizzando appunto un nuovo tipo di comunicare in emergenza. Il dottor Graziano Bitetti. Sì, assolutamente, buongiorno a tutti, io sono l'amministratore delegato di questa azienda che sviluppa piattaforme per pubblica amministrazione, e in questo caso ci siamo messi a disposizione del commissario prefettizio per sperimentare un modello di comunicazione multicanale alla cittadinanza che tenga conto di quelle che sono le esigenze di ogni singolo cittadino e della sua capacità di ricevere in emergenza una comunicazione. Per cui l'aspetto di governo anche dell'emergenza passa, se in tempo di pace, ma soprattutto in tempo anche di calamità, in un giusto rapporto di comunicazione. E qui credo che con il professor Tanzi stiamo iniziando un percorso anche di informazione istituzionale per far capire che la comunicazione in emergenza non può essere passata to cure, ma deve essere ragionata, e ci deve essere una formazione importantissima, perché sennò si rischia di gridare troppe volte al lupo e poi la gente perde la paura del lupo, e questo non deve accadere. Per cui questa esperienza per noi è stata fondamentale, perché la tecnologia non può essere solo appannaggio delle grandi pubbliche amministrazioni, intendo dei comuni o delle grandi aree, anzi spesso chi ne ha bisogno è proprio il piccolo comune, e quello che noi stiamo facendo è cercare di portare questa tecnologia a tutti i comuni italiani, soprattutto qui in Calabria. Grazie. Benissimo, allora passiamo adesso a un discorso di visita interna della struttura, perché non finisce qui la struttura. Siamo andati oltre. Quindi abbiamo questa sala, che è la sala funzioni, dove ci sono le varie funzioni di supporto in caso di emergenza. Accanto, per chi vuole, noi ci siamo già stati, c'è la sala telecomunicazioni, che appunto per indicazioni da parte del Dipartimento deve essere molto vicino. Sulla sinistra abbiamo creato ad hoc un qualcosa di ancora più specifico, più tecnico, da un punto di vista proprio sul territorio, per intervenire in maniera più incisiva, cioè cercare di fare contatto sui tecnici. Questo è molto importante. Vedete, ecco, anche i droni che la Gelug utilizza, ma non è una loro tecnica di lavoro, fanno anche questo. C'è un settore, e infatti stanno anche portando avanti un progetto internazionale che si chiama Allertivo, e loro sono stati anche premiati a livello nazionale. È un progetto americano, insieme. Quindi questo diventa un'area tecnica, quindi un po' lontano dalle decisioni importanti, ma se dobbiamo prendere Thank you.
novembre del corso dell'Ottobre dal comune di Petrizia, il centro operativo comunale, che qui risponde, siamo nell'inaugurazione del corpo. Avanti, cortesemente, se mi puoi dare il tuo consiglio della sezione. Che cos'è? Vuoi ciao. Ciao Anthony. D'accordo. Voi pensate che cosa? appuntato dei carabinieri che lavora fino a notte tarda e poi si dedica al volontariato, cioè è veramente un esempio. Da seguire fino a notte tarda. Però ecco, insieme alla gentile consorte vanno in giro per le scuole, grazie anche alla Gerova, a tutti gli altri volontari, a fare quello che in effetti è compito essenziale, ovvero sensibilizzare la popolazione, sensibilizzare i ragazzi nelle scuole, perché saranno i futuri cittadini di Torino. E questa è la zona riservata, appunto, abbiamo due corpi che sono riservati ai volontari dove si autogestiscono e quindi hanno tutti i comfort possibili, se comfort possiamo chiamarli. Per le siente abbiamo anche demolito, perché volontariato, i volontari, io ho un progetto in mente per i disabili, quindi abbiamo fatto questa rampa per i disabili. Una struttura